Va ora in onda l'intervista, un programma ideato e condotto da Giovanni Certomà. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori, gli appassionati di atletica leggera, di corsa su strada. Si riprende, almeno si dovrebbe riprendere, e il Giro d'Imperia a tappe, la 16ª edizione, dovrebbe realizzarsi intorno al 28, 29, 30 di agosto 2020. William Stua, general manager di questo evento e degli altri a Imperia. Aggiornaci. Sì, come avete visto, abbiamo programmato questa gara, penso che sia forse la prima che si farà in Liguria. Io spero e sono convinto che si possa fare, perché comunque stanno un po' facendo un po' attenzione al momento, e comunque speriamo che fra due pesi le cose possano anche migliorare. Io penso che la gara si possa svolgere quasi regolarmente. Comunque noi siamo pronti anche in questo momento, anche se ci sono delle difficoltà abbastanza concrete, insomma, da gestire 100-150 atleti, però siamo sicuri di potercela fare. Ecco, noi ce la mettiamo tutta, perché non bisogna fermarsi, bisogna andare avanti e bisogna cominciare a fare anche le gare. E quali sono gli accorgimenti? Ci sono delle novità? Adesso è prematuro dire come farà, perché al momento dovremmo in teoria spedire il pacco gara a casa, però siccome abbiamo anche chi viene in albergo, si potrebbe anche fare con pacco chiuso 1-1, si consegna il pacco gara, diciamo, all'arrivo, e non ci sarebbero neanche problemi neanche in questo. Per quanto riguarda le partenze, stiamo valutando se farle un po' a scacchiera, cioè partire magari, non so, 8 persone fatte a scacchiera, magari partendo dai più forti, in modo che così ci sarebbero pochi sorpassi. Anche queste cose però spero che migliorino e si possa magari partire. Saranno lottati più di mascherina, certamente non per correre, ma comunque faremo un accetto da portare al collo, che in ogni occasione, se si forma qualche gruppo o qualche cosa, da poterle indossare velocemente, ecco. Vogliamo ricordare le 3 tappe, William, di questo giro? Sì, le 3 tappe quest'anno, come quasi ogni anno, al massimo 2 anni, noi cerchiamo di cambiare percorsi e anche il paesino da visitare, perché comunque lo scopo è anche quello di portare le persone che vengono da fuori della Liguria a conoscere il nostro territorio, che tra l'altro il nostro entroterra è bellissimo. Quest'anno andremo a Cipressa con partenza Lingua Ghietta, che è uno dei borghi più belli d'Italia, tra i più belli d'Italia, veramente. Infatti, veramente, i nostri amici la possono già visionare sul sito. Ci sono degli scorci veramente straordinari, una contrada, sì, di Cipressa, che merita. Esatto, è veramente molto molto bella. Poi si parte di lì, si va un po' di salita, si sale su praticamente in cresta, dove si può ammirare tutta la nostra costa e il mare, quasi fino a Sanremo, e da lì poi si riscende a Cipressa, e poi ci sarà l'arrivo. Dunque questa è una novità, piace proprio pubblicizzarla, perché vale veramente la pena di venire in Imperia. Poi, come la prima gara della Liguria, spero che arrivi tanta gente e speriamo per soddisfare tutti nel modo migliore. Insomma, si riparte con grande fiducia. Voi del Club Marathon Imperia non vi fermate mai, in bocca al lupo. Crepi, ti ringrazio, e come ho detto, noi ci crediamo, perché comunque se diciamo tutto rimaniamo l'anno prossimo, non sappiamo neanche come sarà l'anno prossimo. Dunque mi sembra assurdo, mi sembra di prendere in mano la situazione come in questo momento, cercare di poter fare le gare e tornare comunque a soddisfare tutti le tante persone che in questi 2-3 mesi sono stati chiusi in casa. Comunque valsa la pena, perché adesso vedi che le cose stanno migliorando, e io sono convinto che per agosto miglioreranno ancora, se tutti ci atteniamo a queste regole, che sono un po' basilari. Basta tenere un po' le distanze, stare un po' all'occhio, secondo me possiamo fare tutto. Diamo appuntamento quindi ai nostri appassionati al 16esimo giro di Imperia a tappe, 28, 29, 30 agosto. Avete ascoltato l'intervista, un programma ideato e condotto da Giovanni Certomà.